Andiamo al telefono per dare il buon pomeriggio al prossimo ospite, agente di una leggenda azzurra, Cristian Maggio, agente anche di Kevin Lasagna. Buongiorno Massimo Briaschi. Buongiorno. Massimo, una domanda così preliminare, quasi da insomma, storiografia. Anche nel film Allenatore nel pallone c'è un ritiro. Significa che il ritiro è un qualcosa che è afferente alla storia del calcio, proprio al bagaglio di immaginazione, soprattutto per quanto riguarda il calcio italiano. Ma visto che sia Napoli che Udinese in questo momento sono in ritiro, il Napoli ci andrà stasera, l'Udinese c'è già stasera ovviamente impegnata in Coppa Italia, la tua idea, Massimo, del ritiro nel 2019 qual è? Beh, che il ritiro non è sicuramente la soluzione del problema o dei problemi, no? Perché di solito quando una squadra va in ritiro durante la stagione è perché qualcosa non quadra. Allora, se il ritiro ha un senso per ricompattare determinate cose, per avere la possibilità di stare assieme, di provare determinati momenti in campo, eccetera, ha una logica. Se è punitivo, molte volte non dà poi i risultati sperati. No, ma in realtà Massimo, se non erro, vado così a memoria, l'accordo collettivo vieta il ritiro punitivo, al massimo consente quello costruttivo. La differenza spesso e volentieri poi caso per caso diventa molto labile, magari attiene semplicemente alle modalità di comunicazione oppure alla lunghezza, diciamo così, quando viene deciso, però poi il ritiro punitivo, ecco, sarebbe vietato dall'accordo collettivo, mentre quello costruttivo sì. In questo caso, dovessi tu ovviamente dire semplicemente la tua. A proposito dei due, ti sembra di poter utilizzare l'aggettivo costruttivo per entrambi, Udinese e Napoli? Ma credo di sì, credo di sì, ormai siamo nel 2020, da un po' il ritiro punitivo io lo toglierei dal vocabolario, no? Credo che il ritiro vada inteso come un momento per ricompattare le situazioni che magari si sono perse durante l'anno, quindi se poi la società, l'allenatore, decidono che è il caso di avere un momento per stare insieme di più, credo che il giocatore, insomma, debba mettersi a disposizione di quelle che sono di quello che è il volere e dell'allenatore e del club. Ecco Massimo, provando a parlare di campo, domenica sabato si affrontano due squadre quantomeno ferite in questo momento, che non vivono sicuramente un gran momento di forma. Come ci arriva l'Udinese a questa sfida contro il Napoli? Beh, l'Udinese ha avuto dei problemi, no? Anche c'è stato il cambio d'allenatore, adesso c'è una situazione che credo sia in via di definizione, perché ancora non si sa se Gotti potrà essere allenatore fino a quando, o seppure di comune accordo sceglieranno di cambiare la guida tecnica, quindi problemi che sono diversi da quelli del Napoli, sono diverse anche le condizioni, secondo me, no? Napoli è una grande squadra con grandi valori, quindi in momenti come questi poi dopo sono i grandi giocatori che dovrebbero risolvere queste situazioni. Massimo, l'ultima vittoria dell'Udinese è arrivata appunto in occasione anche di un gol di Kevin nella trasferta a Marassi contro il Genoa. Come giudichi il momento di Kevin che sta vivendo appunto l'attaccante? Ma Kevin intanto sta bene fisicamente, anzi molto bene. Da quando è arrivato il cambio di allenatore, l'allenatore sta facendo delle scelte diverse
l'allenatore è lì anche per fare questo, no? Kevin si è messo a disposizione logicamente delle decisioni del mister, e se avrà l'opportunità cercherà di fargli cambiare idea. Quindi escludiamo, qualora la situazione perdurasse, un cambio a gennaio, per esempio, magari cercando più minutaggio. Ma questo oggi non lo posso dire. Se dovesse continuare questa situazione, parleremo con l'Udinese e sicuramente troveremo quella che sarà la soluzione migliore sia per l'Udinese che per il giocatore. Anche perché Giuntoli, per esempio, stravede per lui, sappiamo molto bene, nelle volte che abbiamo interloquito con il DS, quale sia la grande considerazione sua e anche di tanti altri esperti nel settore. Non ci risultano in questo momento di voci in casa, come dire, Napoli, legate a Kevin Lasagna, però sappiamo di un gradimento comunque sempre persistente per il giovane attaccante. Sì, non è mistero che è giunto il giocatore piaccia, però come dire, merita comunque di trovare spazio, ecco, a Udine come in un'altra squadra. Assolutamente, io credo che Kevin abbia delle caratteristiche fisiche che in Italia non vedo in altri giocatori, quindi io sono sicuro che nel momento che lui ritroverà il gol, poi le cose si sistemeranno come deve essere. Massimo, ultime due domande prima di salutarti. La prima, ti voglio chiedere se nella scorsa estate c'è stato qualche contatto effettivamente con la dirigenza partenopea per il passaggio del tuo assistito all'ombra del Vesuvio, e se a questo punto Kevin continua a sperare anche per una possibile maglia al prossimo europeo. Parto dalla seconda, assolutamente sì, perché è un obiettivo che lui si è posto e che è giusto che cerchi di perseguire, quindi la speranza è sempre quella di ritornare a far parte del gruppo azzurro. Per quanto riguarda discorsi fatti quest'estate, sì, come si fa sempre, ci sono stati delle telefonate, diciamo. Telefonate, insomma, che poi ovviamente potrebbero magari ripetersi, chissà. Grazie Massimo per essere stato oggi con noi. Grazie a voi, arrivederci. Un saluto all'agente di Kevin Lasagna, Massimo.